Bentornati amici di Telegolfo negli studi di Overtime. Un saluto a tutti quelli che stanno seguendo la diretta su Facebook, sul nostro canale di Overtime. È la 27esima puntata del nostro football e ci sono già i primi campionati che hanno dato i primi verdetti della stagione. Lo vedremo soprattutto in seconda e in terza categoria, ma noi dobbiamo cominciare come sempre la carrellata dei nostri risultati dalla Lega Pro. È andata in scena la 31esima giornata di campionato, andiamo a vedere insieme tutti i risultati con lo scontro che riguardava il Fondi in trasferta contro una delle battistrada del campionato, il Lecce. La vittoria al Via del Mare è andata proprio ai padroni di casa, che risolvono tutto in 8 minuti con i gol di Maimone e il rigore di Torromino. È la terza sconfitta consecutiva per Pochesci, per la squadra di Pochesci, che adesso deve giocare queste ultime partite che rimangono nel girone C per blindare quantomeno un posto nei playoff, anche perché la situazione di classifica, andiamo a vedere insieme, è la seguente: il Fondi proprio al decimo posto occupa l'ultimo slot disponibile per i playoff, a pari punti con la Paganese, che ha però una partita in meno e a pochi punti, a un punto solo dal Catania, quindi squadre che possono insidiare proprio il decimo posto del Fondi. Il Foggia sempre capolista, 68 punti, anche in virtù della vittoria in trasferta sul campo del Catania per 1-0. Andiamo a vedere quindi il prossimo punto, cioè dove dovrà cominciare a fare punti assolutamente la squadra di Pochesci. Dovrà cominciare proprio dalla partita contro il Matera in casa, una partita sicuramente molto complicata al Purificato contro la terza in classifica. Le altre partite che ci possono interessare, quelle quantomeno dell'alta classifica, sono quelle che riguarda il Lecce, ultimo avversario proprio del Fondi, che sarà ospite del Cosenza, e poi il Foggia capolista, che giocherà in casa contro la Paganese. Noi andiamo avanti, scendiamo in eccellenza, perché ci sono, stiamo andando a seguire una partita in particolare, andiamo a vedere i risultati di quello che è stato il 28esimo turno del girone B dell'eccellenza. C'è stato il derby tra Itri e Formia, finito 2-2, non si fanno male Rosolino e Palladino, mentre il Gaeta perde in casa 0-3, tutto nel secondo tempo. In 5 minuti le rondinelle chiudono l'incontro con l'espulsione di Diallo, arrivata già sul 2-0 per la squadra di Melchionna. Cominciate a vedere le immagini alle mie spalle, noi andiamo a vedere proprio quello che è successo nella partita tra Itri e Formia, per il servizio curato da Vito Coppola ed Enrico Duratorre. Tra un momento arriva. Con il Bruno Zero di Formia a fare dei seminari, vediamo come stanno. Corner, il colpo di testa e Paleotto porta in vantaggio il Formia 1-0 al 15esimo minuto sul secondo palo. Paleotto. Attenzione a Simeri, Simeri, limiti dell'aria, va Simeri, si ferma Simeri, atterrato, calcio di rigore. Antonio Marciano, pareggio dell'Itri. Il taglio di Zaccaro, Mancino, la gioca per Sellitti, è solo Sellitti! Nuovo vantaggio del Formia, 27esimo minuto del... Antonio Marciano, palla dentro, attenzione, arriva Luprano, il tiro, la deviazione, Simeri,
pareggio dell'Itri al 45esimo, appena cominciato. Ma è stata una partita equilibrata nella sostanza dal primo minuto, per loro era una condizione psicologica diversa dalla nostra, noi eravamo un po' più liberi di testa, loro speravano di avere un solo risultato nella testa, quello di vincere, e noi praticamente prima della partita abbiamo deciso proprio di colpirli della loro non tranquillità. Però alla fine loro ci hanno messo il cuore, ci hanno messo la testa, una squadra ben messa in campo, e credo che il risultato sia più che giusto. Allora, la partita è stata molto bella, ci sono state le croniche ripetute e dormite della nostra difesa. Oggi penso che sul primo calcio d'angolo che abbiamo preso il gol abbia delle grosse responsabilità all'estremo difensore. Cioè, ragazzi, siamo arrivati alla fine, siamo esasperati, io sono esasperato. Non può essere che andiamo davanti a una partita di questa tensione agonistica, anzi nulla di personale, i ragazzi tutti e 22 in campo sono stati molto ma molto cortesi ed educati, avete visto, non c'è stato un fallo nelle nostre fila, c'erano diversi ex. Per le interviste integrali chiaramente vi rimandiamo come sempre al nostro sito. È stata un pareggio comunque importante per l'Itri, nonostante le parole del presidente Ialungo, un Itri che dopo 3 sconfitte consecutive torna a fare punti, a muovere in qualche modo la propria classifica, che andiamo a vedere insieme. L'Itri che con questo punto resta a 3 punti dalla zona playout. Il Formia è tranquillo in nona posizione, ormai a 11 punti di vantaggio alla zona calda, 6 giornate alla fine, mentre in vetta vincono le prime 4 Cassino, Aprilia, Colleferro e Audace. Vista Artena e Serpentara con il pareggio arrivato proprio in questa giornata si staccano un pochino dalla corsa playoff. Per quanto riguarda poi invece il Gaeta, terz'ultimo a 1 punto dalla zona retrocessione diretta e a 7, pensate un po', dall'uscita proprio dalla zona retrocessione nel senso completo del termine, quindi tra playout e retrocessione diretta, a sole 6 giornate alla fine, percorso che rischia di farsi veramente veramente minato per la squadra di Melchionna. Andiamo a vedere allora il prossimo turno, la 29esima giornata di campionato. Il Gaeta dovrà cercare di fare punti in casa del Serpentara, squadra sesta in classifica, impegno non semplice, mentre l'Itri andrà in casa del Roccasecca, è quasi uno scontro diretto, è praticamente uno scontro diretto, quindi sono chiamati a fare i 3 punti i ragazzi di Palladino, mentre il Formia in casa ospita l'Arce, undicesima forza del campionato, da segnalare chiaramente, la vedete al primo posto della nostra grafica, lo scontro tra le prime 2 forze del campionato, l'Aprilia secondo che ospita il Cassino capolista, quindi ne vedremo sicuramente delle belle. Scendiamo in promozione, il girone D ha visto andare gli archivi la 28esima giornata, è stata tutto sommato positiva per le squadre del nostro territorio,
Il Minturno si è battuto coraggiosamente, non riuscendo a fare punti, ma bloccando la capolista sull'1-0, ottenuto al 19esimo grazie al gol di Calenza. Annullato il gol del pareggio al Minturno e un rigore fallito alla Nagni. Una partita, abbiamo detto, coraggiosa da parte dei ragazzi minturnesi, che però non riescono a risollevarsi in classifica. Gli altri risultati: il Lenola che pareggia in extremis 2-2 sul campo del Sezze, segna De Angelis al 49esimo del secondo tempo con il Sezze in 9, un punto comunque importante per Lauretti. Il Terracina invece schianta l'Ermada 5-1 dopo due pareggi e due sconfitte grazie alla tripletta di Fanelli. La squadra di Milo torna in corsa per i playoff che vedevano lo scontro di giornata, quello tra Studio Terme Castelforte e insieme a Ausonia. Se l'è aggiudicata la squadra, aggiudicato la squadra di Pernice. Per noi c'erano allo stadio, al comunale di Castelforte, Giuseppe Capuano e Nicola Dell'Anno. Andiamo a vedere tutto quello che è successo per parlarne insieme. Respinge Franco, ancora Cagliazzo, il tiro a volo e c'è il gol! Che gol che ha fatto Cagliazzo al volo! Ha battuto Giordano! Sasa Cagliazzo torna al gol e va a festeggiare sotto la curva dei tifosi della Ausonia. Gagliardi tenta il passaggio, Cerasuolo e c'è il gol. 25esimo, Cerasuolo la rimette in parità. La manna in qualche modo serve per Cenerelli che si presenta, palla a piedi, il tiro e c'è il gol. La cambia Cenerelli che porta in vantaggio il suo. Suo che avrebbe così raggiunto l'obiettivo del terzo posto. Intanto c'era solo palla al piede, il tiro è 3-1, c'era solo doppietta. Gol al 36esimo, siamo al 40esimo. Pallone che spiove, c'è il gol. Cagliazzo la rimette di nuovo in gioco, doppietta di Cagliazzo. Sì, sicuramente sì, però a mio avviso credo che esca sconfitta una squadra che non meritava assolutamente, fino all'uno pari, il gol del pareggio che poi è scaturito su un calcio di punizione totalmente sbagliato, una deviazione 1-1
fino a quel momento eravamo in piena gestione della partita, poi in un lancio da 40 metri ci siamo fatti trovare impreparati e si è capovolta totalmente la partita, però ripeto, fino a quel momento io credo che ci sia stata una sola squadra in campo. L'aspetto tecnico ci abbiamo un giusto equilibrio, però diciamo che oggi abbiamo trovato veramente una grossa squadra. Io è difficile che mi sbilancio nel dire delle cose che non sono, diciamo, vere. Loro hanno tenuto campo benissimo e ci hanno fatto soffrire questo dietro palla importante e ci davano profondità dopo alle spalle dei nostri difensori. Quindi veramente ho visto una grande, grande squadra. Francamente sono anche più forti tecnicamente e tatticamente degli amici di Anagni. È arrivata un po' l'investitura di Pernice per quello che riguarda l'Ausonia, una squadra che abbiamo sempre comunque sottolineato, almeno per quanto riguarda la professionalità e sicuramente le caratteristiche che l'hanno portata a essere una delle principali protagoniste di questa stagione, di questo campionato di promozione. E Ausonia che tra le altre cose è quasi sicuro del primo dei due posti che portano ai playoff alla fine della stagione, seconda solamente alla Nagni, il suo Terme Castelforte però grazie alla quarta vittoria consecutiva si porta al terzo posto in classifica, come avete sentito anche tra le pieghe della cronaca di Giuseppe Capuano, un obiettivo che non era preventivato, non era preventivabile, soprattutto per chi ha avuto modo di seguirci lungo l'arco di tutta la stagione, ha avuto modo di sentire le prove di Pernice ogni qualvolta ci siamo trovati a intervistarlo, l'obiettivo era quello di una salvezza tranquilla, ebbene guardatelo lì, in verde speranza a 49 punti, il suo Terme Castelforte, pari punti con lo Sporting Calcio Vodice, ma è in zona playoff, podio raggiunto, il Terracina è a un'incollatura, 47 punti, se vincesse il recupero con il Sezze si porterebbe a 50, quindi al terzo posto attualmente occupato dal suo Terme Castelforte, ma la notizia è che la squadra di Pernice è tra queste quattro squadre che vanno proprio da Suio a Sezze che si giocheranno il terzo posto, l'ultimo valido per i playoff. Scendendo la classifica poi potrete vedere le altre squadre, la Pro Calcio Lendola, quindicesimo posto a 24 punti, sono 8 quelli che la distanziano dalla salvezza, sono solo 2 quelli che la separano dalla zona retrocessione diretta, che vede invece in piena lotta il Minturno che ha 5 punti quando mancano poche giornate alla fine dall'approdo quantomeno alla zona dei playout. Comunque abbiamo intravisto nella grafica, allora adesso lo andiamo a vedere nella sua interezza il prossimo turno, quello che riguarda il 29esimo turno della promozione, giovedì chiaramente qui ci sono i risultati del futsal con il nostro Giuseppe Capuano che prova a infilarsi anche qui in overtime football. Se non abbiamo la grafica non c'è problema, ve li ricapitolo io abbastanza velocemente, cominciando dalle squadre del nostro territorio. Il Minturno sarà ospite della Latri, l'Ausonia invece ospita il Tecchiena, è la 13esima squadra della classifica, quindi obbligo di fare punteggio pieno, così come ce l'ha il suo Terme Castelforte a questo punto, che nel prossimo turno ospiterà e sarà ospite del Priverno, Pro Calcio Lendola Real Teodicea, mentre il Terracina sarà ospite dello Sporting Calcio Vodice. Le altre partite riguardano Anagni Sezze, Ermada, Aurora Vodice e Sabaudia, Real Cassino Pontinia e San Michele Arpino, quindi molto interessante anche lo scontro tra la capolista Anagni e il Sezze, con l'Anagni che ha soli 3 punti dalla vittoria del campionato, quindi una vittoria non solo metterebbe il Sezze fuori dalla corsa per i playoff, ma garantirebbe proprio alla capolista la vittoria matematica del campionato di promozione e la promozione appunto in eccellenza. Scendiamo, andiamo in prima categoria, girone I, 24esima giornata, andata ormai agli archivi, questi sono i risultati, c'è la sconfitta pesante del Don Bosco Gaeta nel testacoda di giornata, 5-2 la vittoria del Monte San Biagio con la squadra di De Filippis, scusate, che inguaia quella di Damante e continua la sua corsa in testa. La Mistral che vince in trasferta contro il Montello 2-1 grazie ai gol di Trocchio e di Esposito, mentre San Cosme e Damiano pareggia 1-1 in casa contro il Samagor grazie al rigore di Mallozzi recuperato dal gol di Crocetti. La squadra di Caneschi resta comunque in corsa in classifica per un posto in zona playoff, classifica
che andiamo a vedere insieme, che vede sempre al primo posto, senza possibilità di smentite, il Monte San Biagio con 59 punti a più 9 dalla seconda alla Mistral. 6 giornate alla fine, sembra quasi arrivato il momento di festeggiare, non ancora la matematica, non dà ancora la certezza. Mistral seconda a 50 punti, a 11 di vantaggio, playoff quasi assicurati, quindi 11 punti di vantaggio dal quinto posto occupato dal Montenero, che è alla quarta sconfitta consecutiva, ha perso in casa del Faiti per 3-1, la vittoria del Faiti terza in classifica, non riesce più a vincere, una delle squadre che abbiamo tanto esaltato in questa trasmissione per aver fatto una risalita in classifica che l'aveva portata in zona playoff, adesso è alla quarta sconfitta consecutiva. Don Bosco Gaeta, che invece è fanalino di coda grazie a causa della vittoria della Klembofal in casa dell'Atletico Cisterna per 1-0, e la Don Bosco adesso si trova a 6 punti dalla salvezza, ultimo posto, 15 punti, proprio come il Klembofal, che ha anche una partita in meno. Nel prossimo turno la Don Bosco Gaeta sarà attesa proprio da un derby, quello contro la Mistral in casa della seconda in classifica, una partita sicuramente difficilissima per gli uomini di Damante, visto e considerato che la Mistral vuole archiviare definitivamente il discorso playoff, sperando in uno scivolone del Monte San Biagio che giocherà in casa contro la Virtus Nettuno, mentre il San Cosme Damiano giocherà in casa del Latina Scalo, ottava squadra del campionato, per lasciare in vita e quanto mai accesa la speranza di restare nell'ultimo posto, quel quarto posto che dà accesso ai playoff. Scendiamo in seconda categoria, abbiamo detto che c'erano già dei verdetti per quanto riguarda la seconda e la terza categoria, il primo riguarda proprio la seconda categoria, nel girone M vince il Real Piedimonte San Germano per 3-0, o meglio, vedete un asterisco perché è successo qualcosa nella partita in casa del San Lorenzo. A 15 minuti dalla fine, con il punteggio ancora di 0-0, il direttore di gara, la signora Elena Eleonora Saccoccio, dopo 4 espulsioni ha deciso di sospendere la partita. La divisione è rimandata ovviamente al giudice sportivo, con entrambe le squadre che hanno fatto delle rimostranze perché avrebbero voluto continuare a giocare. Noi assegniamo per il momento il 3-0 a tavolino al Real Piedimonte San Germano, che con questa vittoria sarebbe matematicamente primo in classifica. Le altre partite, proprio in virtù degli altri risultati, perché il San Giovanni in carico ha perso in casa contro il Real Sant'Andrea 1-2, mentre ha riposato l'Atletico Itri. Gli altri risultati, la vittoria per 2-1 del Ponza in casa dello Spinium, una vittoria importantissima per rilanciare le ambizioni proprio del Ponza in zona playoff, mentre il Boca Itri vince fuori casa contro la Procalcio San Giorgio 2-1 grazie alla doppietta di Carnevale. Allora andiamola a vedere questa classifica con il Real Piedimonte San Germano, l'abbiamo detto, ha dominato, stradominato questo campionato e con ancora delle partite da giocare. Se arriveranno i 3 punti scusate, contro il San Lorenzo, come da grafica, tra le altre cose, la squadra di Babusci avrebbe già vinto il campionato, l'unica squadra imbattuta tra tutte le categorie di cui noi siamo soliti parlare. Il Ponza, l'abbiamo detto, al quarto posto, 39 punti, Ponza anche impegnato dal punto di vista disciplinare, perché dopo la partita con lo Spinium è stato deciso che invieranno un resoconto agli organi competenti federali, non solo per la partita contro lo Spinium, ma il Ponza lamenta decisioni non poco discutibili riscontrate un po' durante l'arco di tutto il campionato. Resta il fatto che la squadra di Coppola è a un passo veramente dai playoff. Il Mondo Calcioforme invece lo vedete all'ultimo posto con un solo punto, ormai aspetta solo la matematica per la retrocessione in terza categoria. Andiamo a vedere il prossimo turno, quello che si giocherà nel weekend del 2 di aprile, il 25esimo turno della seconda categoria. Vedrà l'Atletico Itri giocare in casa della San Donatese per cercare di mantenere quel terzo posto che vuol dire playoff. Il Ponza gioca in casa contro la Nuova Real Spigno, mentre il Boca Itri, che ancora spera di poter partecipare a questa corsa al terzo posto, ospiterà l'Esperia. Ultimo gradino, ci siamo arrivati alla terza categoria, che ha avuto non un solo verdetto, ma diverse posizioni ormai già archiviate, praticamente quasi tutte quelle che contano. Noi andiamo a vedere i risultati tutti insieme con la Virtus Lenola, che con la vittoria per 5-0 sul campo dello Sporting Santa Croce
scusate, festeggia la promozione con due giornate d'anticipo. La squadra di Arturo Pizzella, che bissa il successo, mister Pizzella, di, pensate, 30 anni fa, quando da calciatore vinse il campionato di terza categoria. Gli altri risultati li potete vedere da voi. Quello che è importante, adesso che andiamo a vedere la classifica, è che sono praticamente archiviate tutte le posizioni fino all'ottava. Quindi rimane un solo posto disponibile per i playoff, quello occupato al momento dall'Hellas Fondi, mentre vedete in giallo la Virtus Lenora a 42 punti, ormai matematicamente vincitrice del campionato. Quindi Hellas Fondi e Montilepini e Sporting Santa Croce che si giocheranno il nono e ultimo posto disponibile per i playoff di Coppa Latina. Andiamo sempre a vedere il prossimo turno della terza categoria, con cui chiudiamo come ogni settimana. Atletico Pontina, Real Sabaudia, Grunuovo, Virtus Vindicio, Penitro Amatori Castelforte, Sporting Santa Croce, Hellas Fondi, Virtus Lenora, Sporting Badino, ed è proprio la penultima partita che vedete in grafica, mentre i Montilepini riposeranno. È una partita fondamentale, perché la Sfondi vincendo metterebbe una seria ipoteca su, appunto, quest'ultimo posto disponibile per i playoff. E con questa notizia è tutto, noi ci salutiamo, io ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito in diretta sia in TV che sui nostri canali social, e non mi resta che lasciare la linea a Giuseppe Capuano e al suo futsal. Ringraziamo ancora una volta tutti voi e darvi appuntamento alla prossima settimana. We'll be right back.